L'emergenza suicidi nelle carceri italiane continua a destare preoccupazione, con il penitenziario di Castrogna a Teramo e quello di Poggioreale a Napoli in prima linea. Secondo l'ultimo rapporto dell'Associazione Antigone, che monitora lo stato delle carceri in Italia, questi istituti, insieme a quelli di Pavia e Verona, registrano il più alto numero di suicidi dall'inizio dell'anno. Da gennaio a giugno 3 detenuti si sono tolti la vita nella struttura di Castrogno, la più sovraffollata d'Abruzzo, che ospita 400 reclusi, molti dei quali affetti da malattie psichiatriche. La capienza ufficiale è di circa la metà, con solo 144 agenti di polizia penitenziaria in servizio rispetto ai 218 previsti. Sono numeri che purtroppo fotografano impietosamente una realtà che è conosciuta alle istituzioni governative, al ministro Nordio, al ministero, che non hanno fatto nulla per poter intervenire sulla criticità del carcere di Teramo, che è uno dei più penalizzati d'Italia, che si conferma appunto anche da questi numeri come un carcere che di fatto è stato fortemente abbandonato, penalizzato, con la criticità che ovviamente vive tutta la comunità carceraria e con il riverbero che ha sulla città. Il corpo di polizia penitenziaria, i detenuti, tutto il personale vivono una sofferenza che è inaccettabile, e questo silenzio è grave. Ecco perché, nonostante tutte le segnalazioni, tutte le richieste, tutte le iniziative e istituzioni che abbiamo fatto, ci sarà subito dopo l'estate anche un consiglio comunale straordinario già richiesto, e quindi sarà anche quella l'occasione per ribadire i problemi del nostro carcere, il governo non risponde. Il sindaco di Teramo D'Alberto ha inoltre annunciato che, come presidente dell'Ancio Abruzzo, sta lavorando in stretta sinergia con gli altri primi cittadini per portare all'attenzione del governo anche le criticità riscontrate nelle altre strutture carcerarie regionali. Come presidente dell'ANCI sì, non solo relativo al nostro carcere ovviamente, quindi come sindaco di Teramo in relazione al nostro carcere, come presidente dell'ANCI sia su Teramo ma anche su altre situazioni carcerarie che abbiamo nella nostra regione. Voglio ricordare anche l'iniziativa portata avanti a Vasto e in tante altre realtà, quindi tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione li metteremo in campo.